Vogliamo dare la priorità agli interventi che riguardano la prevenzione e la tutela del territorio e per far questo abbiamo bisogno di avere assegnate tutte le risorse necessarie, di poterle spendere immediatamente ed evitare che ci siano difficoltà della spesa perché compressa dal patto di stabilità, a dirlo il presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta, che da Bruxelles lancia il suo appello a governo italiano e istituzioni dell'Unione Europea dopo l'episodio del pilone ceduto sulla Palermo-Catania. Chiedo che il governo nazionale, spiega Crocetta, faccia immediatamente un provvedimento che escluda tutte le spese relative ad interventi di tutela e prevenzione del territorio dall'incidenza del patto per regioni, comuni e province. Il governatore siciliano ha rivolto il suo appello anche a Bruxelles, chiedendo di tenere fuori dal patto di stabilità le risorse per il cofinanziamento dei progetti per la prevenzione e tutela del territorio per il dissesto idrogeologico, che arriveranno dal piano Juncker e dai fondi per le politiche di coesione dell'Unione Europea. Un ufficio operativo di Frontex a Catania. Lo ha proposto oggi il sindaco Enzo Bianco alla Commissione Europea. Ho incontrato il direttore generale della DG Immigrazione e Affari Interni della Commissione Europea, ha detto Bianco, a cui ho avuto modo di prospettare la situazione e a cui ho chiesto che un ufficio operativo di Frontex, che ha sede a Varsavia, a chilometri di distanza dal problema, possa essere aperto in Sicilia. Ho offerto dei locali del comune per avere un ufficio che veda in loco quali sono i veri problemi, anziché vederli dagli uffici di Bruxelles o Varsavia, ha spiegato il sindaco di Catania. Abbiamo migliaia di persone ospitate dalle nostre comunità e nei nostri centri, ha ricordato Bianco. Chiediamo che questo tema dell'immigrazione sia condiviso con l'Unione Europea. Posso annunciare, ha concluso infine, che la delegazione italiana presenterà una sua proposta di mozione perché su questo argomento tutti gli organismi comunitari pongano finalmente la questione della migrazione nella giusta attenzione, che non vuol dire aprire le porte a tutti, ma confrontarsi con un problema umanitario e un problema politico. Droga, CD e DVD falsi, armi bianche e altri oggetti atti ad offendere sono stati sequestrati la notte scorsa dalla Guardia di Finanza di Catania durante controlli coordinati dalla questura effettuati in piazza Teatro Massimo. Due le persone denunciate. I militari hanno sequestrato numerose dosi di marijuana ed hashish a sei giovani che sono stati segnalati alla prefettura. Tra il materiale sequestrato, circa 500 tra CD e DVD duplicati illegalmente, due accette, un taglierino, un punto ruolo e un cacciavite trovati ad un cittadino di nazionalità slovacca. Sul soccorso non si può e non si deve risparmiare. È l'ennesimo grido di protesta dei lavoratori permanenti e precari USB dei Vigili del Fuoco, tornati oggi in piazza Stesicoro per dar seguito alla prima giornata di raccolta firme svoltasi con grande successo alcune settimane fa. Sì dunque alla stabilizzazione di tutti i precari, no alla cancellazione del riordino che denunciano i sindacalisti, sta portando i Vigili del Fuoco al collasso. Siamo tornati oggi in piazza per la raccolta firme per sensibilizzare la stabilizzazione di tutti i precari dei Vigili del Fuoco per la cancellazione del riordino che sta portando una drastica riduzione di personale, di caserme, di mezzi. La spending review sta tagliando senza tenere conto che sul soccorso non si risparmia. Noi diciamo no a tutto questo. A breve uscirà la mobilità nazionale e se i numeri saranno minimi noi siamo pronti a manifestare, a tornare a scioperare. Perché noi non siamo d'accordo su tutti questi tagli sui Vigili del Fuoco. A breve arriverà la stagione estiva e noi non sapremo come andare a fronteggiare tutti gli interventi che saranno in coda. Noi non possiamo decidere su chi deve essere salvato e chi deve aspettare. I politici si devono prendere carico di questa problematica che è grossissima. Sul soccorso noi diciamo che non si risparmia, non si può risparmiare e non si deve risparmiare. Ricorre l'ottantesimo anniversario del patto RERIC. In occasione della celebrazione promossa dall'Associazione Internazionale Bandiera della Pace, oggi a Palazzo della Cultura i rappresentanti della sezione catanese dell'Associazione Nazionale Bandiera della Pace hanno consegnato due vessilli all'assessore ai saperi, alla bellezza condivisa e al turismo Orazio Licandro, con il simbolo di Bandiera della Pace offerti alla città come scrigno di cultura e alla Casa dei Popoli, uno degli esempi migliori di impegno per l'integrazione tra culture ed etnie presenti sul territorio.
Sempre a Palazzo della Cultura è visitabile dal 15 aprile la mostra d'arte Nicolae Rerik e il patto Rerik, in ricordo dell'artista filosofo e della sua opera a favore del patrimonio culturale mondiale, che culminò nel patto che porta il suo nome. Oggi la città di Catania riceve la bandiera della pace, ma è una bandiera della pace meno conosciuta di quella tradizionale, che reca un messaggio, un'eredità importante, e cioè perseguimento della pace attraverso la cultura. Viviamo tempi difficili, con esplosioni continue di conflitti, di fondamentalismi, e insieme purtroppo alle persone in carne e ossa pagano prezzi salatissimi patrimoni inestimabili culturali dell'umanità, come le cronache internazionali di questi giorni dimostrano. La città di Catania assume questo impegno, ha ricevuto questa bandiera che è sintesi del patto di Rerik, e siamo lieti di esporre appunto nel Palazzo della Cultura. Si celebra oggi la 9ª giornata europea dei diritti del malato, una ricorrenza fissata il 18 aprile di ogni anno, che per iniziativa di Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, viene celebrata in numerosi paesi dell'Unione Europea. Il Comitato Consultivo dell'ASP di Catania, in collaborazione con Cittadinanza Attiva, ha organizzato in mattinata in Piazza Stesicoro un momento di incontro con i cittadini per sensibilizzare l'opinione pubblica su una nuova cultura della salute centrata sul paziente e ispirata a un'efficace alleanza medico-paziente. Volontari in piazza anche per proporre l'adesione di cittadini e associazioni no profit del settore sanitario alla rete civica della salute come opportunità di partecipazione consapevole rivolta all'umanizzazione dei servizi sanitari, al miglioramento del sistema sanitario regionale e alla promozione di un ruolo attivo dei cittadini. La giornata di oggi, giornata europea dei diritti del malato, è una ricorrenza annuale che Cittadinanza Attiva celebra adesso unitamente ai comitati consultivi delle aziende sanitarie di questo capoluogo, per riaffermare il diritto alla salute dei cittadini, diritto purtroppo in quest'ultimo periodo, per le note vicende economico-finanziarie, delle difficoltà che il Paese incontra, è un diritto che si sta sempre più affievolendo e naturalmente fa soffrire i pazienti. Sono 14 i diritti che vengono riaffermati nella Carta, e in definitiva tutti hanno come fondamentale obiettivo quello della tutela della salute pubblica. Noi chiediamo un'attenzione innanzitutto per il rapporto medico-paziente, rapporto millenario che purtroppo si è interrotto e che ha causato anche la medicina difensiva. Noi parliamo di cose molto diverse che non siano la mala sanità, che siano proprio il rapporto, l'umanità, l'abbraccio che esiste per promuovere insieme la salute. La salute è un bene preziosissimo, non deve essere interrotto, non deve essere frainteso. Le associazioni rappresentano quel collante fra il cittadino, fra il malato, fra il medico, per portare avanti dei progetti assolutamente importanti. Abbiamo diffuso del materiale informativo, faremo molta informazione e molta formazione, perché formazione e informazione vanno di pari passo. Inaugurato questa mattina nei locali del Palazzo della Cultura alla presenza dell'assessore Orazio Licandro, il Centro Culturale Polivalente di Catania, spazio multifunzionale realizzato nell'ambito del progetto iArt, il polo diffuso per l'identità e l'arte contemporanea in Sicilia, con la mostra Ictis di Benedetta Casagrande, artista in residenza, ospite del Comune di Catania. Il progetto Ictis esplora la relazione tra religione e violenza. Amante del barocco, Benedetta Casagrande sfrutta i simbolismi cristiani arcaici e le tradizioni visive siciliane per stimolare gli spettatori a porsi domande.
Dietro la porta a vetri del centro culturale adibito a studio d'artista per tutta la durata della residenza, la giovane artista ha realizzato l'opera che verrà lasciata in dono alla città, assistita da Marcella Borzì, responsabile dell'organizzazione delle attività del centro culturale. Il progetto iArt ha questa finalità di mettere in rete, integrare tutta una serie di comuni per veicolare, circuitare le opere dei giovani artisti, sempre ovviamente nel solco anche della tradizione, delle identità culturali siciliane. Quindi sono previste tutta una serie di attività, è previsto un festival dell'arte contemporanea, è previsto questo centro culturale che opererà attivamente per accogliere espositori, per realizzare proiezioni, per mettere a disposizione dei giovani artisti attrezzature per poter realizzare eventualmente delle loro opere col sostegno anche di nuove tecnologie. Quindi ora stiamo mettendo a punto un calendario anche di attività che penso che per un buon semestre sicuramente metterà a regime il centro e poi avrà un seguito piano piano con altre attività. Torna domani il lungomare liberato da Piazza Europa a Piazza Mancini Battaglia dalle 10 alle 20. Il lungomare catanese diventerà nuovamente una grande isola pedonale e ciclabile dopo poter far divertire grandi e bambini senza il quotidiano pericoloso ed inquinante traffico automobilistico, una manifestazione a carattere sociale e sportivo per sensibilizzare il pubblico ad uno stile di vita sano e propenso al sociale. Un evento fortemente voluto dal sindaco Enzo Bianco dopo la proposta avanzata alcuni mesi fa da diverse associazioni cittadine. Come sempre, tantissimi gli eventi, gruppi ed associazioni ad arricchire la giornata. Presente anche l'Autobux, che sarà in Piazza Europa alle 10, alle 11 in Piazza del Tricolore e alle 12.30 in Piazza Nettuno. Ad ogni fermata esibizioni e letture di poesie con accompagnamento musicale a cura del laboratorio di drammatizzazione. Navette gratuite dell'AMT partiranno dal piazzale Sanzio e percorreranno tutto il lungomare. Il parcheggio Europa per l'occasione consentirà la sosta gratuita per 2 ore.